Il potere tecnocapitalistico, oggi ovunque dilagante, mira a distruggere tutte le teste pensanti. Perché le teste pensanti, cioè quelle portatrici di pensiero pensante, di pensiero meditante, sono quelle che possono già potenzialmente revocare in dubbio la legittimità del potere e dunque far valere istanze critiche oppositive rispetto all'odierno ordine impolitico globale, che è quello che impone la dittatura dei mercati, il monoteismo del mercato e il trionfo ubiquitario di quello che già Gramsci nei Quaderni del carcere chiamava il cretinismo economico, cioè il fatto che ovunque domina incontrastata la fascinazione per la cifra e per il numero, per la quantità e per il calcolo. Vi è spazio oggi nell'odierno quadro del capitalismo post 1989 solo per il pensiero calcolante, mai per il pensiero meditante. Uso qui la distinzione che Heidegger istituiva tra pensiero pensante e pensiero calcolante. Il pensiero calcolante, tipico delle scienze, è quello che calcola e non pensa, è quello che enumera ma non medita, è quello che accetta l'ordine esistente rispecchiandolo e mai lo mette in questione. Qui si spiega la frase enigmatica di Heidegger: la scienza non pensa. La scienza non pensa perché non è in grado di mettere in discussione la totalità espressiva del mondo storico. Non può valutare assiologicamente il proprio mondo, che si limita infatti a rispecchiare. Per questo il potere oggi ha deciso di colpire anzitutto l'insegnamento delle discipline umanistiche nelle scuole: filosofia, storia dell'arte, storia, sostituendole o con il cretinismo economico in tutte le sue forme, si veda ad esempio quanto sta accadendo in Spagna, dove l'insegnamento della filosofia nei licei è sostituito con l'insegnamento della finanza, SIC, o si pensi ancora al fatto che sempre meno spazio, anche in Italia, è riconosciuto ai fondamenti della cultura classica umanistica, la filosofia, la storia, la letteratura, la storia dell'arte. Da cui le sempre nuove proposte di rimuovere la storia dell'arte dagli insegnamenti liceali e così anche la filosofia. Il potere mira cioè a decapitare le nuove generazioni, privandole delle loro potenzialità critiche e facendo di esse delle mere teste non pensanti e solo calcolanti, cioè non capaci di prendere atto della notte del mondo in cui siamo, non capaci di prendere atto dell'insensatezza generale, o se preferite, della logica illogica in cui siamo sospesi. Se fossimo nell'Amleto shakespeariano, si potrebbe a giusto titolo dire che vi è del metodo in questa follia. Il potere mira a rimuovere gli elementi critici, mira a rimuovere l'identità degli uomini, perché solo se senza identità gli uomini possono essere totalmente amministrati dalle logiche stesse del potere. L'ideale oggi perseguito, il folle ideale oggi perseguito dal potere, è quello di un individuo senza spessore culturale e senza identità, puro atomo individualizzato, in quello che Hegel chiamava il sistema atomistico, puro atomo individualizzato, infinitamente plasmabile dalle logiche del potere, ridotto a puro uomo consumatore, senza identità, unisex, senza cultura, senza capacità critica. Il potere ovviamente oggi non persegue i dissidenti che ancora portano avanti un discorso critico, uno spirito di scissione, avrebbe detto Gramsci, o in generale la cultura umanistica, sacrificandoli sull'altare e uccidendoli. Non c'è più il campo dei fiori di Giordano Bruno, Arso Vivo, non c'è più il tragico supplizio di Giulio Cesare Vanini. Il potere oggi, nel quadro dell'odierno sistema della violenza economica, colpisce tramite le categorie della violenza economica, rimuovendo fondi per la ricerca, rimuovendo fondi per le strutture dei licei e delle università, portando avanti appunto la violenza nella sua forma tipicamente capitalistica, la violenza come categoria economica immanente, come già diceva Lukács molto opportunamente. Ebbene, occorre resistere a tutto questo, e occorre resistere a partire dalla cultura, perché solo nella cultura dell'individuo e dell'individuo che si associa con altri individui, nella comunità degli individui che pensano insieme e che progettano futuri alternativi, che può nascere l'opposizione ragionata rispetto all'insensatezza divenuta mondo.
Occorre riprendersi la cultura, l'identità culturale, la propria lingua, la propria tradizione culturale e opporsi a questa insensatezza che sta trasformando il mondo in un puro piano liscio di circolazione delle merci, rispetto al quale gli uomini, fin tanto che ancora esisteranno, sono sempre più solo intermediari passivi.